grazie per aver accettato il mio invito questa sera a presenziare l'inaugurazione della mostra inerente alle stagioni del Cervino. Grazie particolare va ai gestori del locale, i signori Guido e Saverio, che hanno offerto questa location per accogliere la mia proposta di esporre queste foto. Ed è la prima volta, grazie particolare perché è la prima volta che espongo delle mie immagini nella città di Vercelli. È un portfolio breve che nasce dalla videoproiezione che c'è stata lo scorso anno a Cervinia Val Tournanche, le quattro stagioni della Val Tournanche, che è andato in scena nelle sale appunto delle due località valdostane, e accompagnato dalle musiche di Vivaldi, le quattro stagioni, una videoproiezione piuttosto lunga che ha avuto particolare successo. Vedete qui, ci sono delle piccole sensazioni scritte e introdotte dai salmi dei versi biblici che secondo me rispecchiano, credenti o meno, la bellezza di Madre Natura, l'amore che ci dona e tutti i doni che ci fa quando noi la amiamo e la adoriamo con così tanto amore. Vedo qui questa sera la signora Cerruti, il dottor Stecco, i quali va, oltre al mio grazie per aver già accettato l'invito, al mio bocca al lupo per la buona riuscita per le elezioni amministrative regionali di domani. La signora Candeli arriverà a momenti. E questo portfolio infatti narra tutte le stagioni del Cervino e ne approfitto anche, parlando del Cervino, che delle fotografie che sono state scattate a Val Tournanche la scorsa Epifania durante i mercatini sono state premiate e pubblicate per la rivista inglese World of Art Magazine volume 2, che andrà in stampa entro la fine di giugno, verrà distribuita presso i migliori bookshop dei musei internazionali e la cosa bella è che verrà presentata anche alla Biennale prossima di Venezia. E nonostante tutto, comunque, quando c'è amore profondo, la bellezza, la semplicità, la purezza, l'armonia di un luogo esaltano ancora di più. E per Val Tournanche ci sarà anche poi in agosto prossimo una videoproiezione proprio che ha come tema centrale l'amore, che si intitolerà Di te ha detto il mio cuore. Non mi sono dimenticata della città di Vercelli, infatti alcune foto che ho scattato in Arca durante la Magna Carta, la mostra Guerra Bicchieri e il suo lascito, sono state selezionate per l'applicazione di Instagram Musei The App. Fa piacere che nonostante il degrado dei social network ci siano ancora delle pagine web che si interessino ancora all'arte e alla cultura e che la vogliano promuovere. Così Vercelli apparirà nei più importanti siti di arte, tra le più importanti città italiane. Vercelli, si sa, problemi ne ha, però secondo me in Piemonte, dopo Torino, è la città che ha maggiore valore artistico e merita quindi di essere valorizzata e di essere apprezzata. Il portfolio che ho presentato per questa applicazione è stato accompagnato anche da un breve testo da me tradotto in inglese e ho avuto così la nomina di storyteller per questa applicazione. Ci saranno futuri rapporti di collaborazione. In ultimo, prima che ci sarà poi un breve rinfresco qui, quindi potete girare e consumare il cibo, vi ricordo che ho scritto un libro, un fotolibro, che è disponibile in vendita su Amazon, si chiama Sensazioni di viaggio, ed è disponibile sia in formato digitale sia in formato cartaceo, rispettivamente al costo di 10,90 € e di 15,60 €. Grazie, buona visione, buon proseguimento.